Cosa è certa, la sorte ha messo alla prova l'amministrazione comunale di Pescara. 3 rinvii per maltempo, 3 date cambiate, 3 artisti avvicendati alla velocità della luce, o meglio della pioggia, e tanta determinazione per offrire a Pescara una lunga notte di spettacolo e divertimento. Domenica 7 agosto la Riviera ha risposto così alla quarta chiamata. Un grande appuntamento, siamo riusciti a recuperare in fretta dalla sfortuna dettata dal tempo e dagli agenti atmosferici. Ci sono state tante presenze, soprattutto siamo riusciti organizzativamente a spostare, causa maltempo, un evento di questa grandezza in poche ore. Questo è un dato importante, le persone hanno risposto, la città è piena di turisti, di gente, di persone che sono arrivate per gli spettacoli e concerti, e questo è un dato importante non solo per il divertimento e l'attrattività, ma anche perché incide sull'indotto economico della città tutta. Più di 100 artisti disseminati lungo la Riviera, musica, intrattenimento, divertimento, bontà tipicamente abruzzesi e un cartellone fitto di appuntamenti. Riviera Sud, incorniciato da un palco naturale e drappi bianchi che sventolavano al ritmo del mare, l'arrivo di un attore che ha raccontato nella sua lunga carriera la storia di un'Italia fatta di lotte tra il bene e il male, tra l'omertà e il coraggio. Michele Placido ricorda il percorso che l'ha condotto fino alla consacrazione dalla Puglia alla capitale appena diciottenne. Avevo 18 anni, sono arrivato a Roma, facevo il poliziotto a 18 anni, poi a 20 anni già ero fuori dalla polizia. E ho fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, per cui ero un giovane studente un po' ribelle, così insomma. C'è un film, Il Grande Sogno, che racconta tutta questa storia qua. Ecco. Questa sera lo spettacolo a Pescara, su cosa è incentrato, cosa vedrà il pubblico? Beh, il pubblico ascolterà soprattutto grande musica, e grandissima poesia e penso soprattutto il fatto che il pubblico vedrà un protagonista che è nato poi a Pescara, che è appunto Gabriele D'Annunzio, ritornare in vita attraverso uno dei più grandi componimenti d'annunziani, che è La pioggia del Pineto. C'è stata tanta pioggia in questi giorni, noi stasera questa pioggia la esorcizziamo recitando appunto La pioggia del Pineto. E poi ci sono tante altre cose belle, le poesie di Neruda, la musica di Cicognini, grande maestro anche lui abruzzese, e soprattutto si ricorderà che Pescara è una città nata per la cultura e per la cultura. Tutta la notte ho dormito con te vicino al mare. Nell'isola eri selvaggia, dolce, tra il piacere e il sonno, tra il fuoco, l'acqua. Forse assai tardi i nostri sogni si unirono nell'alto e nel profondo, in alto come rami che muove uno stesso vento, e in basso come rosse radici che si toccano. E forse il tuo sogno si separò dal mio sogno, e per il mare oscuro mi cercava come prima, quando tu, amore, ancora non esistevi, e quando io, senza scorgerti, navigavo al tuo fianco e i tuoi occhi cercavano ciò che ora, pane, vino, amore, collera, ti do a mani piene, perché sei tu la coppa
che attendeva ai doni della mia vita e ho dormito con te tutta la notte, mentre l'oscura terra gira, gira, gira con tutti i suoi vivi, con tutti i suoi morti. E poi svegliandomi d'improvviso, in mezzo all'ombra il mio braccio circondava la tua cintura e nella notte né il sonno poterono più separarci e ho dormito con te. Poi svegliandomi la tua bocca uscita dal sonno mi diede il sapore di terra, d'acqua marina, di alghe, del fondo della vita e ricevetti il tuo bacio bagnato dall'aurora come se mi giungesse da questo immenso mare che ci circonda. Michele Placido è salito sul palco con un recital dedicato ad Annunzio. Sì, Michele Placido, ne avevamo parlato in inverno, era già definito come ospite, ha ricordato la figura di D'Annunzio, ma anche con dei grandi musicisti, Davide Cavuto, insomma uno spettacolo, e diciamo che rispetto all'anno scorso abbiamo inserito anche dei temi culturali importanti all'interno di questa notte. Noi vogliamo caratterizzarla sempre più sulle eccellenze e l'unicità del nostro territorio che riguardano artisti, cultura, tradizioni, musica, ma anche sull'enogastronomia, quindi cerchiamo in una nottata di far divenire Pescara la vetrina dell'Abruzzo e per proiettarla nei livelli nazionali del Medio Adriatico, appunto per attrarre gente, per favorire l'economia del turismo e per cercare di rivitalizzare tutto il settore economico. Il teatro che ruolo ha al di fuori del cinema? Com'è diverso per un attore? Io nasco come attore di teatro, essendo diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, poi dopo 7-8 anni di teatro mi hanno chiamato per il cinema e lì è iniziata la carriera cinematografica, poi televisiva, però ho sempre avuto i piedi sul palcoscenico, anche tu stasera, ecco, stasera è palcoscenico, è questa festa del teatro e spero, ecco, insomma, poi il pubblico ormai si è abituato anche all'idea che io sia appunto un po', insomma, passi nei vari generi, dalla televisione al cinema al teatro. Il teatro è la mia vera casa. Un attore si racconta mai veramente? Si racconta attraverso i personaggi, non si può raccontare certo assolutamente attraverso la vita privata. La vita privata diciamo delle cose, però è chiaro che ognuno si riserva poi la privacy, però attraverso i personaggi si può leggere la figura di un attore. Dall'altra parte del Ponte del Mare ad intrattenere una folla numerosissima è l'istrionico Enrico Ruggeri, cantautore, scrittore, conduttore televisivo, vincitore di 2 edizioni del Festival di Sanremo dal suo debutto nel 1972, dopo aver attraversato sonorità punk, diventa uno degli autori più contesi, scrive pezzi indimenticabili come Il Mare d'Inverno, affidato a Loredana Bertè, Quello che le donne non dicono per Fiorella Mannoia e ancora per Anna Oxa, Fior da Liso. Dal 2007 inizia la carriera da presentatore TV. A Pescara ha incantato con i suoi pezzi più celebri. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Tutti invisibili rincorsi dei cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. È tutto moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità. Facciano solchi su strade dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, e non dire mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare.
guardare così, perché sto dentro agito anche me. Questo vento agita anche me. Indignazione, contaminazione, immigrazione, religione, poi seguono l'onda, l'onda. E gira il vento, grande cambiamento, ci rimettiamo in movimento e saliamo sull'onda, l'onda. Più positivi, sorridenti e vivi, rigidamente permissivi, trasportati dall'onda, l'onda. Ecco l'onda che ti dice tutto quello che ti piace. La colomba della pace che ti guida con la voce, purché si nuoti sull'onda. Ragazzi non usano la colla più, ci fanno fare male solo dalla TV. Fumano il vento, si buttano via, prendono il tempo, si fanno la spia. Io non ho in casa la loro follia. Sono stato qua prima di te, sono stato sempre contro. Io della notte quando tu eri troppo al centro. Ho lasciato il gioco della lama, il motore e la spinta in fondo. Ogni notte sento Jimmy che mi chiama, non me lo ricordo più piombo. Sono stato qua prima di te e mi sono fatto male. Io suonavo le rimetterle quando tu eri molto più normale. Reso conto positivo per l'amministrazione comunale che, nonostante gli imprevisti causati dal maltempo, registra grande affluenza e partecipazione da parte di turisti e abruzzesi. Ci sono state presenze in tutte le location e siamo davvero contenti, perché vuol dire che il buon lavoro poi paga, al di là della sfortuna e di quelli che pensano che un evento del genere possa essere strumentalizzato politicamente. Questo è un evento per la città, deve rimanere tale, siamo contenti di averlo, diciamo, ideato noi, realizzato noi l'anno scorso per la prima volta, e quest'anno è stata una grande conferma al di là della sfortuna dettata dal tempo. Fotografare tu non puoi, chiede a una farfalla che ti faccia compagnia. Ti abbandoni, liberi le mani, non ti piace stare sveglio, meglio di così non saremo mai. Ti addormenti, che lo senti e ti sta toccando piano, piano quanto vuoi. Le carezze che non hai, dicono che non tornerà, ma come lo chiamo ci sarà. Mi aiutava sempre a fare i compiti. Vola veloce su di noi, cosa mi dice tu non sai. Vola raccontando quando non lo sentirai. Ti confonde, dopo ti riprende, quando vuole ti cattura. Sei sicura che non lo vuoi con te. Ti accompagna, mare che ti bagna, come fosse un temporale. Sale dove vuoi, e se ci credi forse lo vedrai. Cosa vuoi? Cosa devi raccontare? Ci sei, dimmi come sei. Noi andiamo crescendo. Chi sei? Dimmi come fai.
girare tutto il mondo, ci sei dove volerai, solamente con la fantasia ti abbandoni per le mani, non ti piace stare sveglio, meglio di così non saremo mai. Ti confonde, dopo ti riprende, quando vuole ti cattura, sei sicura che non ci credi e non lo vuoi con te. Cosa devi raccontare, ci sei, dimmi come sei, moriremo crescendo, chi sei, dimmi come fai a girare tutto il mondo, ci sei, dove volerai, solamente con la fantasia. Box.